Sceriffo, come andiamo? Va bene. Il detective Carson. Come va? Entri, è il suo ufficio. Qui è con Manny Cardoso. È col fratello di Cardoso. Sono corriere della droga. È permesso ascoltare musica classica in Jersey? E questo chi è? Toi Torillo. L'ha mai sentito? Ah, sì. Io non so come fa, sceriffo. Dico a tenere in riga questi mercenari. Tutti blu, tutti armati, tutti in una volta. Abitano uno accanto all'altro, con le mogli che si prestano lo zucchero. È come essere lo sceriffo di Sbirrolandia. Guarda qui. Vedi, sceriffo, ho un piccolo problema. La mia giurisdizione termina alla fine del ponte George Washington. Ma la metà degli uomini che controllo vive al di qua del ponte, dove nessuno li controlla. Li controllo io? Ah, sì, certo. A tasso di criminalità come stiamo? Il più basso del nord New Jersey. Con tutto che ci sono, Hoboken e Jersey City, qui vicino, Newark. Facciamo del nostro meglio con quello che abbiamo. In quanti? In tre? No, sceriffo, quello che vede qui è una cittadina che a dir poco mette paura. Trenta, io gliel'ho detto, io controllo. Insomma, se si guarda intorno noterà che qui nessuno porta camicie di seta. Nessuno ha piscine riscaldate o altro. Tirare su una famiglia in un posto decente non è ancora reato. Avanti, tenente, si guardi giù. Questa è una cittadina che conterà con un migliaio di abitanti. E forse una trentina di famiglie di poliziotti. Esatto. Ma guardi che non tutti i poliziotti sono sporchi. Nessuno ha detto questo. E allora perché siete venuti qui? Ve l'ho spiegato il perché. Si vede che io non l'ho capito. Vede, sceriffo, ho frequentato la stessa accademia del nostro amico Lee. Chi, Re? Sì, era perfetto. Un vero difensore della legge. Ma non lo so, gli deve essere capitato qualcosa strada facendo. Mi dispiace se mi siedo. Oggi abbiamo sepolto un vestito. Abbiamo sepolto un vestito. Questo non la turba. Si è buttato giù dal ponte. Sì, ma il suo corpo non ha mai toccato l'acqua. E questo non la turba. Allora cosa? Che io indago sul conto degli sbirri? Aver sempre anelato di essere un poliziotto? Io sono un poliziotto. Parlo del distretto di polizia di New York. Lei è stato respinto 3 volte in 10 anni e si è appellato 2 e 3 le volte, giusto? Lei è nelle forze dell'ordine come lo sono anch'io, ma non è uno sbirro. Sì, controllo i poliziotti. Ma mi dica se sbaglio. Ogni giorno da quelle finestre lo fa anche lei. Controlla i poliziotti anche lei. Ed essendo entrambi nelle forze dell'ordine, abbiamo un dovere in comune. Non le pare? E se c'è puzza, dobbiamo fare indagini. Dobbiamo raccogliere prove, perché le prove ci porteranno alla verità. Quella che sento è puzza di atto criminoso o è soltanto puzza di fogna? Ah, Babice non è morto. E come lo sa lei, lo sappiamo tutti. Ray l'ha portato via da quel ponte vivo, prima che potesse parlare. Ma l'ultima volta non gli andò altrettanto bene, quando fu messo nella merda da Tanny, quello che in seguito ha castigato. Ma stavolta che cosa farà Ray? E questa è la domanda da $1 milione. Ecco perché sono qui. Se sono qui, sceriffo, è perché lei vive in mezzo a loro. E a parte il traffico domenicale, i gatti sugli alberi, qualche altra, mi scusi, stronzata, qui non c'è un granché da fare per tenere il cervello in funzione. Ma quando la guardo, sceriffo, vedo che aspetta di fare qualcosa di più. E eccomi qui. Eccomi qui. A dire, sceriffo, io per lei ho qualcosa di più.